Bella ragazzi, noi siamo i Granas, oggi puntata fruttifera, noi siamo i Granas. Va bene, sì. Oggi puntata fruttifera. Mannaggia chi c'è. Devo un attimo posare questo, un attimo solo, vale. Perché dobbiamo fare un'altra cosa. No, bravissimo. Mancherebbe solo tequila e sale qua. Yeah. Alla tua. Alla nostra. Fatto io. Porca la roia. Buono il limone però. Parevo quel ragazzino del video che ho appena... che assaggia il limone per la prima volta. That's the first time I've seen him screw up his face. Schifo. Basta. Mannaggia voi. Ah, sei proprio tranquillo. Sì, no, buono. Uno di voi deve dire sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Ho detto. No, velocemente, e se sbagli l'altro gli dà un cazzotto. Vai, vai, fai prima te. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Capra crepa. Sì, lo dici più veloce. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra... Oddio. Vai. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Ah. Mamma mia, sono proprio forte. No. Cosa no? Hai sbagliato. Vedete? Sopra la panca. Non fai male. Anca. Ok, grazie Giovanni, vaffanculo anche a te. Andrea Indelicato ci chiede: fuck, qual è il vostro youtuber preferito? Vabbè, il mio penso sia già da tempo, perché già ho risposto una volta a sta domanda, è Just Ron. È meglio, è più forte e sei, continua così, bello. E il mio è Gabbo. E Omidol. E Dread. E Frax. No, e... Gabbo e Omidol, quelli che no, stimo di più e che mi piacciono di più per come fanno i video. E vabbè, poi ci sta Frax, che è il primo che ho iniziato a seguire. Luca Zerla ci chiede. È vero, ci siamo dimenticati di mettere il coso. Comunque, Luca Zerla ci chiede: rispondete alla mia domanda? No. Io sì. Perché? Io ti ho fatto di male. No, non è nemmeno. Ok, però intanto ti ha inculato. Sì, perché ho risposto bravo alla domanda. Alberto dell'Armellina ci fa una domanda che noi chiediamo a voi di interpretare. Ed è questa. Entrate da un amico dicendogli se potete andare al cesso da lui. E fino a qua ci siamo, ok? Fino a qua è tutto chiaro. È facile. Sì. Adesso inizia, diciamo, la vena poetica, quella. Entra accesso a lui mentre voi siete andati prima per usare la wifi, poi sporcate tutto XD. Spero farete sta scena. Allora, io con tutto il cuore la vorrei fare, però se tu magari mi riscrivi meglio la faccio la prossima volta, perché sono arrivato alla parafrasi, sono arrivato fino a accesso, poi dopo mi sono un attimo perso e nessuno... Datemi la mano voi nei commenti e vedete se riuscite a cosarla voi. Qual è stata la vostra reazione dopo aver visto nel video di God di aver sbagliato la direzione nell'indicare lo schermo? Proprio un coglione, cioè è una cosa impressionante. Eh no, perché allora in realtà è stata così, cioè in realtà io ho guardato la parte giusta, tanto che poi nel video viene a specchio, quindi viene dall'altra parte. Quindi vabbè, la prossima volta la farò meglio. Tatino, che salutiamo, ci chiede... Bella Tato. Aspetta, non mi ricordo. Avete delle nuove serie in mente? Bella ragazzuoli. Allora sì, ce ne abbiamo tantissime in mente e alcune sono difficili da realizzare perché ci vuole tempo, perché sono outdoor, capito? Sì. Mamma mia, non ricordo sto ragazzo. Ce n'ho già in mente una figa che anni, spero anni che nessuno passati su YouPorn, spero che nessuno mi frega l'idea. E poi vabbè, altre serie, cioè abbiamo intenzione di variare, sì, con i giochi. Se non la dici, nessuno ti frega l'idea. No, vabbè, che vuol dire? No, è vero, lui c'ha tipo la cosa famigerata che quando pensa una cosa lui la fanno gli altri. Non sì, so, è una cosa bruttissima. E poi vabbè, cioè, abbiamo intenzione di variare tanti giochi, di fare altri giochi. Esatto. Merda. E niente. Abbiamo in mente comunque tante cose che non possiamo svelare per non spoilerare niente, soprattutto, e soprattutto che non facciamo manco rubà, perché queste sono idee che vengono solo a noi, alle nostre menti geniali, capito? Cioè, manco Omiadol, e fammi capire. Sì, è giusto. Faremo ananas sulla gente. Cazzo, che ragione, potrebbe bella essere bella idea. Gli lanciamo l'ananas addosso. E qual è la vostra reazione quando scoprite che non state registrando un cazzo? E quindi svadag, gash. Aspetta un attimo, aspetta. Che è successo? Sono spenta la telecamera. Porca troia! Che palle! Nicolo Gallussi ci chiede: fuck, quando raggiungerete molti iscritti, che cosa è che sognereste di fare? Bella, siete grandi, vi seguo sempre. Cosa è difficile dire cosa vuoi fare quando raggiungerai molti iscritti. Intanto speriamo di raggiungerli, prima cosa, proprio cosa fondamentale, perché se non li raggiungi non puoi fare niente. Seconda cosa,
Non lo so, non c'ho in mente niente, sinceramente. Non è che programmo, dico a 50.000 iscritti farò questo, a 100 farò quest'altro, a 200 rifarò questo, a 1 milione, a 30 milioni quando supererò più di Pai farò quest'altro ancora. Quindi, noi staremo a 30 milioni, PewDiePie avrà conquistato il mondo. Però in quel momento il mondo si era diviso in due coalizioni. Da una parte ci sarà Google, dall'altra parte ci sarà Apple. Che si giocheranno, si contenderanno il mondo. Voi da che parte stareste, Google o Apple? Fabio Sommariva ci chiede, fate un video parkour. Ma un video fra parkour? Oppure no? Madonna! Ma con una lezzo! Fate un video parkour, ok? Lo faremo. Non oggi però. Ma chi è rete parkour, eh? Chi è? Porca troia! Matteo Sorrentino ci chiede come è nata la vostra passione per YouTube. Che è una notifica. In questo momento è una notifica, bello. Comunque, come è nata? Io mi sono visto, la mia passione almeno è nata vedendo i video di strategico Call of Duty circa 4-5 anni fa. E diciamo, giocavo a Black Ops, ero abbastanza forte. E quindi ho detto, perché non provare anch'io a fare qualche video? Poi però mi sono rotto il cazzo subito perché non lo so, mi sono rotto il cazzo subito, capito? Ananas. La mia passione invece è nata guardando i video di Gabbo, che la serie era The Last of Us, cioè è stata una serie epica, infatti non vedo l'ora la rinizi, perché uscirebbe il DLC, mi sa, tra un mesetto, e da lì ho deciso... Ho deciso di cimentarmi in questo mondo nuovo assieme a colui che fa i bicipiti con gli Ananas. Che bicipiti? Cioè, vorrei vedere. Boh. Va bene. Okay. E basta. Rimane solo un gran ass da oggi. E, anzi, siamo sempre in due, però non c'è più. Posso fare una cosa? No. Svegna! Ma non mi piaceva, l'ho sempre voluto fare, volevo fare, da sempre. Questo Fuck You Time è finito, è volto al termine. Da i Grananas, l'Ananas Willy e... i limoni di merda. Questa se la mangiamo. Siamo cannibali, ci mangiamo da soli. E niente, alla prossima. Bella. Vi saluto anche il telefono.